Sì, grazie Presidente. Intervengo su, ho presentato due ordini del giorno perché sono argomenti che ho spesso affrontato insieme, però devo dire, agli altri consiglieri di maggioranza, ma anche di opposizione, insomma, nelle commissioni capitoline. E ho pensato che questa fosse una buona occasione per riportare comunque il dialogo e comunque gli spunti di questi ordini del giorno anche come indirizzo. E questo in particolare il numero 72 riguarda la riduzione dei rifiuti. Stavo pensando proprio in queste ore, da ieri, no? Quanto tempo ci abbiamo messo a parlare di rifiuti, di raccolta differenziata, di impianti, ma poco si parla della riduzione perché il problema è mondiale, ci sono troppi rifiuti in giro e per questo poi dobbiamo impazzire per cercare soluzioni. Invece è importante secondo me partire dalla riduzione. Io su questo sono stata sempre chiara, mi sono sempre battuta ed è chiaro che non è una soluzione da fare in tempi brevi, ma bisogna però parlarne. Quindi io chiedo con questo ordine del giorno che venga fatta una campagna capillare, chiaramente insieme ad AMA e l'amministrazione capitolina, di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini per la riduzione dei rifiuti, perché se noi non riduciamo i rifiuti si andrà sempre peggio anche in termini di inquinamento. E quindi bisogna creare dei punti informativi nei quartieri, creare una campagna di riduzione nelle scuole comunali. Io so che ci sono alcune scuole virtuose che già fanno questo, ma bisogna farlo su tutte, magari anche attraverso delle slide e anche forse insomma, di fare cose carine quando i ragazzi, ahi noi, stanno in DAD e quindi magari mandare dei filmati per far capire quanto sia importante la riduzione. Riduzione e anche disincentivazione degli imballaggi anche presso gli uffici e le attività commerciali, perché penso che bisogna puntare su questo. Il piano industriale ne parla, però forse è il caso di lasciare anche un segno di indirizzo di Assemblea Capitolina. Grazie.